In Italia purtroppo le coppie omogenitoriali non hanno alcuna possibilità di creare una famiglia, questo perché vi è ancora un conformismo e un'intolleranza imperante e si lotta contro ogni forma di unicità. E quindi due coppie di mamme devono necessariamente recarsi all'estero per portare avanti un percorso di procreazione medicalmente assistita, mentre due papà possono ricorrere alla gestazione per altri. È stata un'infermiera a scattarci questa foto, che è una delle prime che abbiamo tutti e quattro insieme. Noi abbiamo sempre avuto il desiderio di diventare genitori, ancora prima di conoscerci. Inizialmente siamo venuti in contatto con delle associazioni di famiglie omogenitoriali. Abbiamo ascoltato le loro esperienze, hanno condiviso appunto i tipi di procedura a cui hanno fatto ricorso e poi una volta appunto che ci siamo informati, siamo andati su dei siti specializzati dove appunto documentavano quelle che sono le diverse procedure a noi consentite. Nel nostro caso la gestazione per altri. Tra i vari paesi che danno questa possibilità, alla fine abbiamo scelto il Canada. La gestazione per altri è un atto d'amore e di solidarietà senza uguali, durante il quale una donna sceglie liberamente di portare in grembo un bambino non suo. Abbiamo scelto il Canada perché vi erano diverse possibilità, ma nella maggior parte dei casi era necessario avere la residenza in loco per poter procedere, mentre in Canada e negli Stati Uniti non è necessario. Per quanto riguarda la gestazione per altri, il 90% delle coppie che ricorrono a questa procedura sono coppie eterosessuali. Questo perché? Perché molte donne, per quanto magari possono essere anche in possesso di ovuli sani all'interno del loro corpo, magari non hanno la possibilità comunque di portare avanti la gravidanza. Ci sono molte patologie dell'utero, ma ci sono anche altre patologie invalidanti che magari coinvolgono altre parti del corpo, per cui sono impossibilitate a ospitare personalmente il bambino. Nel nostro caso, non avendo nessuno dei due l'utero, noi personalmente non potevamo appunto ospitare i nostri bambini in grembo. E questa procedura in Canada esiste veramente da tantissimi anni ed è normata in modo molto preciso e quindi è stato proprio il motivo per cui abbiamo deciso di affidarci al Canada. Dolcissimi ninnoli, siamo i vostri papà. Biagio ed Emanuele. Fin da ragazzini abbiamo sempre immaginato il giorno del vostro arrivo. Vi sembrerà strano, ma vi abbiamo sempre amato prima ancora che foste concepiti. E che iniziaste il vostro viaggio verso di noi. Noi veniamo da tanto lontano e per avervi con noi siamo andati dall'altra parte del mondo.